col Nerone. Andiamo a, ce ne andiamo al parchetto. Ah, bestia. Mano mia. Quanto sei grosso, Nerone. Che sta a fare? Comincia a calare il sole, infatti le riprese cominciano a venire a merda con sto telefono. Vabbè. Raga, finalmente è guarito dietro alla coda. Finalmente c'aveva un problema praticamente di eritrosi, come si chiamava. Comunque insomma c'è avuto un problema che mo si è risolto e gli è ricresciuto tutto il pelo e non si sta più grattando, meno male, per fortuna. E andiamo se ne so al parchetto, ma al porchetto. Vediamo davanti a casa Federico. Ah. No, però sì, sembra aperto, anche perché se fosse chiuso sarebbe il colmo. Fanno un po' come cazzo che pare questo orario qua. Ah, riprendiamo quando siamo entrati dentro, va. Oh, eccoci entrati, ragazzi. Abbiamo sciolto Nerone, che ora se ne va in giro ovviamente a lasciare le sue tracce. In giro non sembra esserci nessun cane, anche se lì ce ne sono due, ci sono due ragazzi che vorrebbero entrare. Infatti se entrano lo rimetto subito il guinzaglio. Oh, bello, che dici? Che dici? Andiamo di qua, dai. Vieni, Nero. Metto di nuovo in pausa. Questo ragazzi pure è uno dei parchetti dove ci andavo da giovane, da ragazzino. Ci avevo pure fatto tipo un telaio della moto su una bicicletta, ci veniamo qua, che c'è la discesa. Vediamo, gli altri ragazzi sono fermati lì con i cani, quindi siamo abbastanza liberi qua con Nerone. Qui la ferrovia, che spettacolo. E lì sotto ci sono altri cani lì dentro quella sorta di campo. Vabbè, questo era il video di oggi. Passeggiata con Nerone. Bella.